Allora, il guscio, le antenne. Sì, direi che posso farti con i palloncini. E quindi a questo punto, sigla! Bambine e bambini, signore e signori, io sono il Mago Magori e bentornati sul mio canale YouTube. E grazie, grazie, perché non me l'aspettavo in così poco tempo. Siamo quasi a 500 iscritti, quindi grazie davvero a tutti coloro che si sono iscritti, che hanno messo un mi piace, che hanno scritto un commento, che hanno perso minuti preziosi della loro vita per vedere i miei video. Quindi grazie, grazie, perché faccio tutto da autodidatta, quindi montaggio e registrazioni tutto da solo, quindi sono contento che vi piaccia e appunto sono contento della vostra interazione, così vedo che lo sto facendo appunto per qualcuno che siete voi. Quindi grazie, vi rinnovo l'invito appunto, se non l'avete fatta, iscrivervi al canale e mettere un mi piace, un commento. E la figura che oggi andremo a fare insieme, che come faccio sempre in tutti i miei video, prima la faccio e poi la spiego, sarà, rullo di tamburi, la chiocciola. Quindi mettetevi comodi che inizio subito. Io adesso vi faccio vedere io come realizzo la chiocciola. Intanto vi dico che serviranno due palloncini, come vedete, uno marrone per fare le antenne della chiocciola e uno verde per fare la testa appunto e il guscio. E partiamo appunto da questo, da quello verde. Quindi facciamo la testa, poi ve la faccio vedere nel dettaglio dopo. Questa è la testa della chiocciola, poi facciamo il guscio, come vi dicevo, sempre con lo stesso palloncino. Ora io ho preso il palloncino verde, ma va bene qualsiasi colore, ed eccolo qua, questo è il guscio della chiocciola, e andremo a mettere qua alla testa, guscio della chiocciola, testa. E adesso prendo l'altro palloncino, quello marrone che vi ho fatto vedere prima, perché servirà per fare appunto le antenne, così la chiocciola avrà tutto e sarà completa. Ecco il secondo palloncino, come vi dicevo, quello marrone, che servirà per fare le antenne. Poi vi spiego anche questo come farlo. Intanto andrà messo qua, alla testa della chiocciola. Quindi si mette qua. Queste sono le antenne. Una. Così e due, quindi con le antenne la chiocciola è finita. Guardate un po' se vi piace, le antenne, la testa, il guscio, praticamente a tutto. Quindi se vi piace, adesso ve la spiego, vi faccio vedere come realizzare appunto la chiocciola. Come vi dicevo, servono due palloncini, uno marrone in questo caso per fare le antenne e uno verde per fare la testa e il guscio della chiocciola. Poi potete usare qualsiasi colore, io intanto vi faccio vedere che quello verde serve per fare la testa e il guscio, quindi realizzate come sempre un nodo e lasciate più o meno un palloncino di 1,5 cm, 2 di palloncino sgonfio. Si parte dal nodo, quindi andiamo a fare una bolla di 2 cm per la testa, poi 1 cm, un'altra bolla, che questa, la seconda bolla, sarà fatta ad orecchio, quindi ormai lo sapete, si tira e si gira. In questo caso, vedete, torsione ad orecchio e la testa della chiocciola. Poi facciamo un'altra bolla, che vabbè, io per farvi capire chiamo il collo della chiocciola, che comunque è qui sotto il collo della chiocciola. E poi facciamo un'altra bolla, sempre di 1 cm, e la giro ad orecchio anche questa. Quindi un'altra torsione ad orecchio qui alla quarta bolla. Ora ve le faccio vedere tutte nel dettaglio. Vedete la testa, poi la bolla ad orecchio dove saranno poi fermate le nostre antenne della chiocciola. Poi il collo, cioè collo, diciamo una bolla che chiamo io del collo per farvi capire. E un'altra bolla, vedete, sempre ad orecchio. E poi facciamo un cerchio. Più o meno, mi allontano un po' così lo vedete meglio. Più o meno si prende 15-16 cm di palloncino, si gira su se stesso e si fa una torsione. In questo caso è da formare, vedete, un cerchietto, e dentro a questo cerchietto appunto andrà messo il nostro guscio. Quindi si gira così il palloncino, vedete, deve venire più o meno così.
Poi, una volta fatto questo, qui c'è il buco, noi andremo a riempirlo con questo palloncino che ci servirà per fare appunto il guscio della chiocciola. Come? Si prende dall'estremità, quindi si lascia questo che abbiamo fatto prima, lo lasciamo da una parte, si prende l'estremità del palloncino e si inizia appunto a girare, quindi si prende un pezzetto, vedete 2-3 cm di palloncino, e si passa tutto intorno, giro giro l'altro palloncino, fino a formare, vedete, tipo un vortice, come ti posso dire? Sì, un vortice, va bene, lo rappresenta bene, il guscio della chiocciola. E in questo caso poi una volta fatto questa ruota, vortice, comunque il guscio della chiocciola, la andremo a mettere all'interno del cerchietto che abbiamo fatto prima. Quindi lo mettiamo qua, si fa passare, vedete, il cerchio, il vortice, che è il nostro guscio della chiocciola, e la chiocciola praticamente è pronta, finita. Quindi il guscio c'è, la testa c'è, queste sono le bolle che abbiamo fatto prima di supporto, e arrivati a questo punto, diciamo che con il palloncino verde abbiamo finito. Adesso prendo il palloncino marrone per farvi vedere appunto come si realizzano le antenne. Eccolo qua, palloncino marrone, come vedete ho già mandato l'aria al centro del palloncino, perché deve rimanere, diciamo, un 10 cm di palloncino sgonfio a sinistra, un 10 cm di palloncino sgonfio a destra, e l'aria al centro, come vedete anche questo più o meno sarà 12 cm. Quindi, semplicissimo, si divide a metà, perché appunto le antenne sono uguali, sia a destra che a sinistra, si divide a metà con una porzione, vedete? A metà, queste sembrano già un po' le antenne della nostra chiocciola, e le andremo a mettere qua, sulla bolla ad orecchio, la seconda bolla ad orecchio che abbiamo fatto all'inizio. Quindi mi metto qua così per farvi vedere meglio. Vedete, la seconda bolla, praticamente giro sia l'antenna che la bolla. In questo caso andiamo a fare una torsione completa, un giro di 360, così, e abbiamo fissato le nostre antenne. Le nostre antenne, come vedete, potrebbe essere già così finita. Tutto per gusto mio, mandare l'aria proprio all'estremità del palloncino sgonfio, un po' come la chiocciola nella realtà. Quindi non so se avete visto in cima alle antenne, appunto agli occhi, così, vedete, queste sono le nostre antenne che abbiamo messo all'altro palloncino. Quindi così, una volta collegate tutte, semplicissimo, la chiocciola è già pronta, finita. Riprendo gli adesivi degli occhi così ve lo faccio vedere, finita. Ed eccomi qua con le due chiocciole, una per la realizzazione e una per la spiegazione. Vi volevo far vedere questo piccolo dettaglio che ho trovato in un negozio qui vicino a casa mia, che praticamente, siccome non essendo tanto bravo nel disegnare, me ne rendo conto, ho trovato questi occhi qua adesivi che sono veramente simpatici da attaccare appunto sui nostri palloncini. È molto resistenti, devo dire che non si staccano, visto che io non sono capace. Ho optato per questi occhi adesivi, voi potete disegnarci, fare quello che volete. Comunque, una cosa importante, ve lo ridico ancora una volta, se non l'avete fatto iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace, un commento, avete visto la chiocciola, e quindi io vi aspetto al prossimo video. Vai, torna nel mio giardino. E grazie del tuo aiuto.